Bene, Valeria, insegnante di lettere al liceo Euclide di Cagliari, questo compito, infatti dice, ma ce la farò? Certo che ce la farò. Mi ha presentato tanti altri libri qui, è bravissimo. A te, Valeria. Buonasera a tutti, io desidero come al solito ringraziare ovviamente anche tu Ettore, non soltanto per l'ospitalità, ma anche perché ora aggiunge agli innumerevoli meriti quello di essere diventato appunto anche editore. Ettore mi ha invitato altre volte a presentare dei libri, ma questa volta a volermi è stato zio Dino, che non chiamerò da questo momento in poi più zio, non soltanto perché c'è il rischio di cespicare nelle parole, ma anche perché qui è in veste di autore e quindi deve essere chiamato semplicemente Dino. Il libro è corredato di un CD, come molti di voi avranno già visto, nel quale una voce narrante recita alcuni dei testi più significativi contenuti nel libro, alcuni dei quali già avete ascoltato, con un sottofondo musicale. E in apertura c'è un grande regalo, credo, per tutti quelli che lo acquisteranno, che è la viva voce di Arturo Paoli, che recita quella preghiera dell'abbandono che è sua quotidiana e che è della quale prima Ettore vi ha parlato. Il libro ha una copertina preziosissima, si tratta di una fotografia di un quadro, di un'opera d'arte di Alessandro Biggio, quindi Dino qui è in veste anche di padre d'arte, che è un artista apprezzato, emergente, molto apprezzato, che nel 2007 fece una mostra dal titolo Volti, un lavoro molto bello che indagava nell'essenza dell'esistenza umana giocando proprio sulla trasparenza dei materiali utilizzati e sull'indefinitezza dei contorni dei volti da lui dipinti. Il senso di questa copertina è evidente già nel titolo, nella trasparenza, la trasparenza dei materiali di cui vi ho appena detto, ma poi anche nei volti che lui rappresentava e che voi ritroverete nei testi qui contenuti. Già subito in apertura, alla fine del primo testo, si legge volti che mi ricordano d'essere alla ricerca del volto che sta in fondo dove non so. Dio nella trasparenza dei poveri è un libro che nasce nel segno del doppio. Due sono gli autori, infatti, e doppia è l'ispirazione che l'ha fatto nascere. La prima, il primum movens, vorrei dire, è la parola di Arturo Paoli, che profeta dei nostri giorni l'ha lanciata, gettata nel mondo perché germogliasse. E l'altra ispirazione è quella di Dino Biggio, che ha condensato in pensieri poetici quelle parole moltiplicandone la risonanza. Il libro però è costituito di due sezioni, non soltanto di parole, di pensieri poetici, ma di due sezioni. La prima comprende 39 testi in versi liberi e la seconda invece 18 fra meditazioni e parabole, secondo il titolo stesso della sezione. I testi tutti, il libro si chiude con una postfazione di Andrea Bocelli, amico di Arturo Paoli, che in belle parole dice della grandezza di fratello Arturo e dei suoi pensieri che qui sono appunto colti nel loro cuore, nel cuore del loro senso. Il libro invece si apre con una introduzione di Dino che spiega l'antefatto e l'intento dal quale è stato mosso e una introduzione di Arturo che sotto forma di epistola si rivolge a Dino per spiegare a sua volta il senso di questa operazione letteraria. E ve lo leggo perché è molto bello. Arturo scrive a Dino, di fatto, rileggendo le pagine di questo piccolo libro che hai composto, ritrovo queste parole, le sue, messe in fila come pacificate e penso che, rimesse insieme, possano ritrovare la capacità di vietare perché rinascono passando dal tuo cuore.
io davanti alla grandezza di Arturo Paoli non posso che dichiarare subito la mia insufficienza dei mezzi che ho a disposizione per fare delle riflessioni che lascio ad altri, che dopo è molto meglio di me sapranno fare, che io probabilmente lettere non so. Il mio compito è invece quello di analizzare l'opera come tale. Per questo nel discorso mi riferirò a Dino come autore, intendendo per autore non l'artifex, il creatore che è Arturo, ma il Faber, l'artigiano, che è appunto Dino. Perché come avete già sentito, Dino per anni si è dedicato con una passione irriducibile alla trasposizione in parole scritte delle parole parlate di Arturo, facendo un lavoro certosino che assomiglia un po' a quello del traduttore, perché il traduttore deve essere fedele al testo, però deve essere anche creativo, deve essere anche attento a coglierne il vero senso, a trasmetterlo, a renderlo agli altri, a interpretarlo senza stravolgimenti. E Dino ha fatto questo lavoro, ha colto un'essenza poetica nelle parole cui ha accudito per tanto tempo, un nocciolo di significato che poi ha strutturato nella pagina in versi liberi. Tante volte in questa sede ho detto che il libro, una volta scritto, non è più del suo autore, ma di chi lo legge, di chi lo fa proprio. Questo è sempre vero, e qui è vero due volte, secondo quell'effetto moltiplicatore di cui vi parlavo all'inizio. Infatti qui accade che le parole di Arturo, una volta dette e registrate, non siano più sue, ma di chi se ne è lasciato conquistare, appunto Dino, e che poi le parole così composte da Dino, l'opera così composta, vada a raccontare a chi vorrà leggerla delle emozioni, per chi le saprà trovare, le saprà cogliere. Per me questa volta è stato un po' più difficile sciogliere, slegare il libro dal suo Faber, per ovvie ragioni di legame, ma quello che è importante è aver trovato anche questa volta invece qualche cosa che prescinde dai due autori e che parla di forma e di senso. Intanto osserviamo alcuni degli elementi della prima sezione che ci fanno dire che si tratta di poesia. L'elemento formale, adesso il mio libro è che ho usato, però l'elemento formale immediato per chi dovesse sfogliarlo è ovviamente la disposizione verticale delle parole. Una disposizione verticale che rende le parole spesso solitarie o quasi solitarie nel verso, cioè una parola o due al massimo occupano spesso un intero verso ad esprimere proprio questa tensione autoriale di condensazione dei significati in versi brevi, nei quali anche lo spazio bianco, ungaretianamente mi viene da dire, è portatore di senso. Ad esempio troviamo un testo che si intitola Dinamiche d'amore, nel quale con lui, il verso iniziale è semplicemente questo, con lui. Ha una chiara posizione enfatica questo lui, perché è tesa evidentemente a sottolineare l'importanza di questo destinatario. E la strofa finale, ugualmente, che cerco di leggervi facendovi capire la distanza, cioè la lunghezza dei versi o la brevità dei versi, in mettere nel mondo dinamiche d'amore e di giustizia è il solo senso della vita. Quindi anche qui i versi isolano dei concetti perché abbiano maggiore risalto. Un altro aspetto formale interessante sono le frequenti strutture anaforiche che ripetono gli stessi sintagmi in versi successivi. Per esempio, non ha conti da pagare, non ha conti da riscuotere, non ha progetti falliti, non ha progetti riusciti. O addirittura altre che ripetono, per esempio, all'inizio di ogni verso, come quella che avete sentito prima recitata da Rosa Bianca, pregare con la vita era l'incipit di ogni strofa. L'aspetto interessante di questo fenomeno formale è che
La ripetizione, cioè la reiterazione del suono, è un'esperienza della comunicazione orale, quando il bravo oratore, il poeta, il cantore si serve di formule che, proprio per essere ripetute, devono colpire, hanno una funzione di colpire l'ascoltatore, devono fermarsi nella sua esperienza di ascolto, se no fuggirebbero se non fossero ripetute. Qui il procedimento orale si è trasformato efficacemente in un artificio poetico, in una forma fonica, quindi di suono, di musica, che è tipica della poesia. Rilevo un ultimo dato formale fra i tanti, per non annoiarvi, che è l'aspetto discorsivo, intimo, di alcune composizioni, che ricorda i toni di certa poesia novecentesca. Ve ne leggo uno che mi è piaciuto particolarmente, non intero. Sentite questa strofa: non soffro di nostalgie e di rimpianti, perché tutto mi si presenta come in un'unica grande armonia. La parte poetica non è composta soltanto di testi che hanno questo andamento decisamente poetico, perché coesistono altri che hanno invece un tono e un andamento invece decisamente prosastico, dove anche visivamente i versi si dispongono nella pagina bianca occupando lo spazio in maniera più distesa, cioè non più quella parola singola o quelle poche parole ad occupare il verso, ma un aspetto anche visivo discorsivo, oltre che un andamento sintattico, lunghezza dei versi, frequenti invocazioni, che avvicinano questi testi di più a delle preghiere o a dei discorsi. Vi faccio due esempi, uno prima fai, poi capirai, che sentirete anche nei CD. Queste forme poetiche ovviamente si legano ai temi che attraversano il libro e che ne costituiscono la necessaria essenza. Il primo che voglio rilevare è il legame con la terra, con il mondo, con la realtà. Quello che si coglie qui è che tutto ciò che accade, sia esso l'esercizio della speranza o l'affattiva fratellanza verso i più deboli, l'abbandono fiducioso a Dio, tutto ciò che accade è legato al nostro agire nel mondo e in esso si realizza anche nelle sue espressioni astratte. E rispetto a questo mondo concreto, che è poi teatro degli ideali, emerge a tratti anche un senso di inquietudine, un senso di angoscia, che è però sempre motore dell'azione fattiva dell'uomo. Un altro elemento è l'autobiografismo che è della raccolta, che ovviamente riguarda l'artifex, non il fabel, che è palese sin dal primo pensiero poetico della raccolta, nel quale Arturo Paoli fa riferimento all'epilogo della sua vita, e simmetricamente l'ultimo testo della raccolta poetica, della sezione poetica, fa riferimento allo stesso concetto. I temi sono tanti e li lascio trovare a voi. Io ne sottolineo soltanto due che trovo particolarmente significativi: la donna e l'amore. La prima si identifica con l'ideale dello stare nel mondo, quello di cui vi parlavo poc'anzi, la donna che si affida a Dio, che si consegna, che non si sottrae mai al suo destino, e l'amore che è declinato nelle sue forme più alte di dedizione e di fine ultimo della vita e di tensione verso Dio. La sezione delle prose, dal titolo di Meditazioni e Parabole, ha un tono che necessariamente si fa più discorsivo, più colloquiale, a tratti ironico. A me è piaciuto molto perché dietro c'è un sorriso, un testo che, perché il libro è a pagina 70, si chiama Ti aspettavo.
dove Arturo racconta di una suorina, dice lui, che mi guardava con una faccia da pre-martirio mentre mi raccontava che era in procinto di partire per l'Africa per portare Cristo ai pagani. Dicevo, benissimo, però c'è un grande inconveniente: Cristo è arrivato con un jet precedente al suo. Non merita un applauso. Quindi, come potete osservare, torna all'autobiografismo, cioè il racconto anche in questi testi di prosa di sé che Arturo fa con leggerezza, quella leggerezza di cui prima parlava Stefano, è grande passione. A questo proposito ho trovato particolarmente emozionante il racconto del suo addio alla Sardegna, si intitola Il crepacuore che è di quel giorno, si trova a pagina 80, dove si racconta questo momento di distacco, ma anche la grande passione, l'amore incondizionato per la nostra terra e per la nostra gente. In questa sezione delle prose, dove la prosa è ovviamente più colloquiale, ma è sempre sorvegliatissima e tesa, in questa sezione si individuano, potrete trovare delle simmetrie, dei richiami ai temi e ai concetti che sono nella parte in versi. Un esempio per tutti, forse il più evidente, è quello che mette in contatto la parabola del radicio della sezione delle prose con, gustosissima anche questa, che si richiama dichiaratamente al titolo di un testo in poesia che è "Tu sei per me il radicio, Maria". Ma anche nelle prose torna la presenza della donna come madre, come portatrice d'amore incondizionato, e qui è il momento più alto, si raggiunge il momento più alto nell'ultima prosa, che si chiama Maria di Speranza Fontana Vivace, quando Arturo cita il 33° canto del Paradiso Dantesco, nel quale Dante affida a San Bernardo il compito di pregare la Vergine perché interceda per lui, che è giunto alla termine del suo lungo e faticoso viaggio oltremondano, si merita la visione di Dio. E la preghiera di San Bernardo di Dante, oltre che essere una vetta insuperata di arte poetica, sottolinea anche la funzione della Madonna, una donna quale supremo necessario tramite tra l'uomo e Dio. Questo è un fatto straordinario, questa considerazione, nel quale segno, credo, Arturo, con le sue meditazioni, le sue parabole, le poesie anche, che sono oggi colte, riflesse dalla sensibilità di Dio, con questo segno, in questo segno Arturo, credo, ha operato e parlato nel mondo. Vorrei chiudere con un tema, l'ultimo, quello del silenzio, della necessità del silenzio in questo mondo che è diventato inutilmente e sterilmente chiassoso. Un silenzio che Arturo ci chiama a esercitare con l'ascolto, con la capacità di ascolto del mondo, degli altri, di noi stessi e di Dio. Silenzio.